Ma io non, sinceramente non è che vedo grande movimento su Twitter, su Facebook, su Instagram. Sono strumenti che sarebbero necessari anche per far conoscere la città. Vedo che c'è un po' di movimento per quanto riguarda la giostra del Saracino, alcuni assessori che sono su Facebook che diciamo comunicano, ma non c'è diciamo, una sinergia della città verso questi strumenti nuovi, diciamo. È un gap quello tra Arezzo e social network che deve essere indubbiamente colmato, come ha ricordato anche Sofia Sestini nella sua rubrica online che ogni volta riscuote grandi successi. Questa distanza sarà accorciata in occasione della quarta edizione dell'Associazione Nazionale Hikers Italia, in programma ad Arezzo il 30 settembre ed il 1 ed il 2 ottobre. Gli Instagrammers arriveranno da tutta Italia per partecipare ad incontri e concorsi. Sicuramente sarà un momento importante dove noi nei giorni successivi conteremo sicuramente, si parla di oltre 20 milioni di visualizzazioni di foto delle eccellenze dal punto di vista storico-culturale della nostra provincia, quindi una bella opportunità di promozione turistica per il nostro territorio complessivamente. L'assemblea si strutturerà in 3 giorni, con il venerdì con un momento associativo, quindi con l'assemblea proprio vera e propria dei soci, il sabato con un tour, 3 tour, insomma, tra la Val Tiberina, il Val d'Arno, la Val di Chiana e il Casentino, con la fine di una cena al centro affari. E poi la domenica sarà incentrata sulla fiera antiquaria, quindi un istamit, come chiamiamo noi queste passeggiate organizzate per la città, alla scoperta della fiera, delle bellezze architettoniche e storiche della città di Arezzo. Stiamo lavorando nella creazione di un ufficio o comunque di una struttura che possa in qualche modo veicolare anche tutte le notizie, gli eventi, le bellezze della nostra città sui social più importanti. Anche perché non c'è solo Facebook, che Facebook è quello sicuramente che ha i numeri più importanti, ma Instagram sta crescendo, addirittura se il target è giovanile, Snapchat sta facendo numeri incredibili. Quindi dobbiamo, secondo me, avere una visione molto più moderna.